Roberto Genta ha finito la partita qui a Vicenza contro il Valbruna 1-1, sembra quasi che sia un po' fatato questo campo del Vicenza, già all'andata contro il calcio femminile Vicenza 1-1, oggi si è ripetuto l'1-1, che differenza c'è? Oggi com'è andata? Ma la partita è una partita molto difficile, come sono tutte le ultime che ci rimangono, anche perché ormai vincere o pareggiare con il Südtirol è quello che vogliono tutte le formazioni. Ormai i giochi sono fatti dietro, chi è a metà classifica non ha grandi ambizioni, non ha grandi stimoli, e lo stimolo principale è quello di battere o comunque mettere in grave difficoltà la capolista. Questo è quello che ho detto alle ragazze prima della partita ed effettivamente è proprio successo così. Hanno fatto una partita veramente eccezionale secondo me le avversarie. Noi abbiamo fatto una partita comunque dignitosa, avevamo parecchie assenze e queste si sono sentite assolutamente, la forma fisica nostra non era sicuramente delle migliori, però credo che oggi abbiamo iniziato a pagare il fatto di essere primi, i 6 punti adesso che abbiamo sono tanti, ma come ho detto in parecchie situazioni sono comunque pochissimi, proprio perché non ci dà nessun tipo di sicurezza. Noi abbiamo ancora 3 partite di quelle veramente molto molto dure e quindi i 6 punti potrebbero vanificarsi. Questo mezzo passo falso però potrebbe anche essere lo stimolo giusto per fare molto bene. Io credo che la nostra formazione sia superiore a tutte e quindi forse adesso si può pensare a fare un lavoro ancora più intensivo, perché abbiamo visto che anche con una formazione di metà classifica le cose diventano difficili. Io comunque sono convintissimo che le nostre ragazze saranno in grado di fare questo grande passo, sono ragazze intelligenti e credo che adesso metteranno tutta la loro grinta per arrivare agli obiettivi. Grazie Roberto. Sì, adesso non è manco troppo.